La pallacanestro Trieste cala il tris. Dopo le vittorie negli scontri salvezza con Scafati e Treviso, stavolta la squadra di Legovic fa cadere una big come la Reyer Venezia. Al Taliercio i biancorossi hanno mostrato una straordinaria solidità di squadra, con ancora una volta, oltre alla coppia americana Bartley-Spencer, sempre a medaglia nelle classifiche della 1 per punti e rimbalzi, le giocate decisive dei nostrani Ruzier e De Angeli. Trieste non perde tempo in avvio, dando subito la prima zampata all'ex Parks, Brooks e Soci. La retina viene bucata a ripetizioni dai piccoli triestini e serve il miglior Spissu a controbilanciare il 3-8 di partenza. Lumana fa pesare chili e centimetri rientrando a contatto, ma il capitano ha il merito di far chiudere avanti suoi il quarto con una recuperata e affondata canestro in contropiede sul 18-20. C'è un Ruzier sempre più protagonista in campo. La partita del Palaverde lo ha evidentemente sciolto anche sul fronte realizzativo e quando non offre un assist ai lunghi si mette in proprio con efficacia. Pure Campogrande fa capolino con una tripla e si va sul più 8. De Raffaele cerca risposte da Freeman e Watt per limitare il passivo che tocca la doppia cifra sulla tripla di Davis. Si va a riposo sul 36-42 grazie proprio ai lunghi lagunari. Trieste però può sfoderare l'arma Spencer nella ripresa. Il lungo metronomo, oltre ad acchiappare 14 rimbalzi, il top di giornata, centra due volte il canestro e carica di falli Watt. Bartley segue a ruota del perimetro per il temporaneo più 14, Venezia invece annaspa. Granger non riesce a trovare i compagni in un'azione che è l'emblema dell'impallamento della Reyer. Davis e Spencer danno spettacolo in alley-oop, facendo toccare a Trieste il massimo vantaggio sul più 18. Poi la reazione di Venezia, Brooks da 3 punti e l'energia di Parks riaprono la partita con un 11-0 di parziale. Allarme rosso nell'ultimo quarto quando i ragazzi di Legovic subiscono per alcuni minuti il contraccolpo psicologico e i veneti sono solo a 3 punti dietro. Ma le armi giuliane sono tante, ecco il mai timido Gaines con un gioco da 3 che riaccende gli animi, rimette in ritmo Bartley, Spencer ed esalta i ragazzi di casa nostra. De Angeli mette un canestro di platino esattamente come con Scafati, Brooks dall'altra parte è l'uomo della resistenza, ma è ancora De Angeli a perfezionare un recupero da incorniciare che permette a Ruzier di prendersi il fallo e andare a tirare per la vittoria dalla linea della carità. È festa!